bentornati sul canale di Axios00 con il nostro Mario, grande Mario. Un nuovo video, un nuovo episodio di Super Mario Galaxy 2. Allora, proseguiamo dove ci eravamo lasciati la scorsa volta e vediamo un po' di finire un po' la galassia di Yoshi. La moneta cometa l'abbiamo già presa. Io ringrazio tutti quanti voi per tutti i commenti che mi lasciate con tutti i consigli. Veramente grazie mille a tutti quanti, sono molto molto importanti i consigli che mi lasciate, perché come sapete io non ho giocato a questo gioco, quindi non so più o meno come fare a giocare, quindi quando me lo dite mi fa molto molto piacere. Allora, cupistrici a non finire, mi avete addirittura detto che c'è una specie di schiacciata ricerca del nostro Mario, ora vi dirò un po' se c'è modo di provarla, qui non è il caso visto tutti questi cupistrici. Mi avete detto come fare a togliermi dal naso, diciamo, di Yoshi, quella specie di pallina che l'altra volta non riuscivo a togliere. E poi mi avete veramente detto un sacco di roba, grazie mille di cuore. Mi avete anche detto che non importa che io stia a cercare proprio tutto, perché alla fine non c'è molto da trovare come segreti, a parte le appunto monete, le medaglie, diciamo cometa, quindi non è fondamentale stare qui a cercare tutto. La cosa veramente fondamentale sono le astroschegge da prendere, quello sì, me l'avete detto un po' tutti, Ale! Yoshi, vieni qui, ok, perfetto, benissimo. Allora, volevo provare a fare una cosa, tipo, se, no, aspetta un po', se io faccio, no, ok, se faccio così, sì, funziona, perfetto, mi avete detto anche questo, cioè se io praticamente aggancio le piante carnivore riesco a toglierle. Dice funziona anche con questo, io ora voglio provare a fare una cosa, sì, effettivamente funziona anche con questo, addirittura dalle astroschegge, perfetto, grazie mille per i consigli. Io, vedete, come vedete, li metto in atto i consigli che mi date, quindi grazie di cuore veramente per scrivermeli nei commenti. Per salire su Yoshi basta fare una piruetta, non c'è neanche bisogno di saltare, sì, l'ho fatto prima, effettivamente. Allora, già che ci siamo, proviamo a fare anche queste cosette qui, perché come mi avete ripetuto in tutte le salte, le astroschegge sono letteralmente fondamentali. Direzione alla freccia e premi B. Fammi provare. Ah, lancio. Lancio il guscio di cupistrice. Ok, perfetto. Grandi così. No, quella moneta la voglio. Benissimo, perché mi serviva per riprendermi un po' dell'energia che non avevo più. Ora, se io ti tiro no! Tipo adesso! No! Mancato pienamente il Lakitu! Attenzione! No, Yoshi! Vieni qui, Yoshi! Vieni qui che c'è da fare una cosa fatta bene! Voglio togliermi il Lakitu di mezzo! Vai! No, aspetta! No, non ora! Non ora! Ora! Grandi così! Tolto il Lakitu! Fenomenale! Al volo! Dopo il 25esimo tentativo, ma questi sono dettagli, non vi preoccupate, è tutto regolare! Oh, prendiamo anche questo! Astroschegge a profusione! Bene così, c'è qualcosa qua giù dietro, magari tante volte non si sa mai, sembra assolutamente di no. Ale, smettila di perdere tempo a caso. Hai detto prima che tanto non importa perdere tempo, quindi vedi di farlo, non stare lì a cincischiare per niente. Allora, qui no, attenzione, qui cattiveria dei Goomba. Cattiveria tremenda dei Goomba. Vediamo un po' di prendere tutte queste astroschegge. Mi devo ricordare che queste cose sono a tempo. Vediamo un po' se c'è anche altro. Ok, ok, per esempio questo Goomba. Quindi c'è altri Goomba a giro? Sì, ce ne sono due, mi sa che non ce la facciamo. Non ce l'abbiamo fatta, maledizione, lo sapevo che andava a finire così. Poi noi saliamo qua su sopra. Se non ce la facciamo salire là su sopra, mi sa. Tu cosa vuoi? Parlami. Vediamo un po'. Non credo che Yoshi riesca a mangiare quelle cose spinose. Cosa? Dici di sì? No, infatti non ce la fa, però le posso prendere e lanciare. Che sono soddisfatto. Ah, ecco come si faceva a saltare laggiù. Allora, è preso! Vieni qui, Lakitu, sai! Un cupistrice nei denti fa sempre male. Sono soddisfazioni anche queste. Qua su sopra non c'è niente, perché qui ci doveva essere la medaglia cometa. Io lo sto chiamando medaglia cometa. Se sbaglio, ditemelo, perché mi fa piacere quando mi correggete, quindi non vi preoccupate. Ok, non ci dovrebbe essere nient'altro in teoria qua. Fatemi dare un'occhiata. Sì, invece, perché c'è questa parte qui che non ho visto. Quindi aspettate un po', Allora, se io prendo tutte e tre queste di fila. Yes, funziona. Grandissimo in questo modo. Poi prendiamo te e io ti porto in giro. Anzi, vorrei prendere quella Kitu, ma mi sa che non ce la faccio. Quindi tiriamolo direttamente al lato cupistrice. Mancato proprio in maniera pazzesca e paurosa. La Kitu mi sta impallando la visuale. Non vedo niente. Non è il caso stare lì, maledetto la Kitu.
Ok, altre schegge prese, non tutte ma prese. Una one up, una one up, attenzione, c'è una one up, perfetto, alla grande. Casomai potrei anche pensare di tagliare le zone in cui non faccio cose particolari, tipo queste, un po' di esplorazione, farvi vedere solo quando arrivo al punto giusto e magari risparmiamo un po' di tempo. Fatemi sapere voi se vi può piacere questa cosa o se invece volete che vi mostri un po' tutto quanto il gameplay. Alla fine siamo qui a fare gameplay, quindi sembrerebbe anche giusto mostrarvi tutto, però bellissimo! Nel caso che non vi faccia piacere vedere un po' le zone un po' più morte, diciamo, dove non succede quasi niente, fatemelo sapere, io provvederò a tagliare dal prossimo episodio, non vi preoccupate. Tanto non mi costa praticamente niente, quindi non ci sono problemi. Intanto quella kit messo lì così... No! Vieni qui! Bellissima la cosa di potergli mangiare la nuvoletta! Dai, è una figata! Bellissimo veramente! Oddio! Oddio! Ale! Che diamine fai? Allora, qui con calma e per piacere liberiamo prima queste, che volevo prendere queste astroschegge, possibilmente il più possibile. Volevo prendere il più possibile perché mi avete detto veramente tutte le salse che sono fondamentali. Quindi, e infatti l'ho detto, le volevo prendere il più possibile, infatti l'ho lasciate cadere e immancabilmente nel vuoto. Benissimo, e ora per arrivare là, prego, ma vieni qui perché altrimenti non so cosa fare. Grazie mille, Sfavillotto. Ok, perché sono Sfavillotto, vero, quindi, ragazzi, non ditemi che ho sbagliato perché altrimenti... Quello mi sa che era da prendere. Quella cosa mi sa che era da prendere. Non so perché, ma mi sa che mi sono appena perso qualcosa. Magari vi farò vedere dopo, rifarò il livello per conto mio e vi farò rivedere dopo cos'è che mi sono perso esattamente. Ora, è quella... no, di qui non si apre, aspettate un po', l'apro di qua. Se prendo magari anche quel coso di legno, perfetto, tra l'altro sono a tempo, noto. Ok, c'è da stare un po' attenti perché vorrebbe venire via di... sotto i piedi di Yoshi, in men che non si dica. Quindi attenzione, qui molta attenzione, ci prendiamo tutto quanto. Ok, Cupistrice, vieni qua, che ho bisogno di te, perfetto. Spacca tutto, ma non lì. Spacca tutto, ma non lì. Allora, tiriamo fuori questo, perfetto, alla grande. Prendiamo il Cupistrice, benissimo. Poi noi saltiamo e con abile mossa ho rischiato di non prenderlo neanche qui, ma sono dettagli, benissimo. Alla grande in questo modo, checkpoint, grandi così. Poi, qui esattamente, cosa... Ah, non avevo visto qui. No, devi... No, 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 no. Allora, ok, perfetto. Salve. Come sta? Ci sarà un lucky tu sopra? Sì, c'è un coso. Come si chiamano questi? Richiesta. Scrivetemi nei commenti come si chiamano questi cosi, perché non è un lucky tu alla fine, è un qualche altra cosa. No, Ale, non prendere le monete così perché ti possono servire poi per prendere... per riprenderci un po' di energia dopo. Tanto un colpo gliel'abbiamo dato. Ottimo. Oh, qui astroschegge grandi in questa maniera. Guardate come si arrabbia, Si è arrabbiato! Paurosamente anche. Questa è cattiveria. Questa è cattiveria. Si calmi, si tranquillizzi. Lei mi lanci un capistrice, grazie. No, uno, bastava uno. Non me ne servono 57. No, 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 no. Grandi, preso, preso così. E quindi è morto? Definitivamente? No, mi sa che ci vuole un altro colpo. A occhio ci vuole un altro colpo. Devo anche stare attento perché qui potrebbe anche farmi del male concreto, perché mi sa che passerà a una velocità magari superiore. Invece no, mi sta lanciando semplicemente questi cosi. Benissimo, vai un po' più in là. Preso, preso così a caso. Grande, fenomenale. Incredibile questa cosa, non pensavo l'avrei mai preso in quella maniera. Però è andata bene. E tra l'altro non ci ha neanche mai preso, in teoria. Non ci ho mai toccato, giusto? Credo e presumo. E intanto qui abbiamo finito il livello. Guardate che bello col nostro Yoshi. Grandissimi entrambi. Ha ottenuto una superstella. Grandissimi così. Allora, dopo questa superstella che ci siamo presi, io mi volevo rifare questo livello al volo per vedere un attimo che c'era. Hai ottenuto la superstella galassa Yoshi. Visti scendo a finire, perfetto. Ostroschegge, siamo a quasi 800, 767. Monete a 114, perfetto. Mi rifaccio, come dicevo, questo livello perché volevo vedere un attimo che c'era lì in quella specie di teletrasporto che abbiamo saltato. E poi ci rivediamo qui per il prossimo livello. A tra un po'. Allora, eccola lì quella che dicevo. Vediamo un po' dove andiamo esattamente. Ok, siamo andati qui. Non c'eravamo stati ancora prima. Quindi c'è interamente
una zona bonus, direi, praticamente qui. Questa è una zona a tutti gli effetti bonus. Ok, intanto un po' di astroschegge. Poi qui cerchiamo di saltare in quest'altro pianetino. Bene, ottimo, perfetto. Carinissimo sta cosa. Yeah! Ok, abbiamo preso la dimensione. Vai così grandi in questa maniera. Perfetto. Allora, poi saltiamo di qua. Io volevo arrivare di sotto e non ci arriviamo praticamente però, perché ho sbagliato pianetino, immagino. Quindi, al momento, visto che comunque è solo una one up, cerchiamo di evitare. E vediamo un po' dove ci butta adesso. Se riprendiamo dove prima. Sì, ok, riprendiamo da dove prima. Perfetto, c'era una one up, praticamente un piccolo segreto. Vabbè, io ve l'ho mostrato perché è anche giusto così. Ci vediamo quando finisco il livello e arriviamo al prossimo. Ok, allora, dobbiamo andare adesso... Cos'è questo? Dovremmo sbloccare praticamente una nuova galassia, credo, qualcosa del genere. Tra l'altro quello lì dovrebbe essere, come avete detto, uno di quei cosi che mangiano le astroschegge, giusto? Io presumo sia quello. Ok, da qui praticamente non ci facciamo niente. No, andiamo solo all'astronave, perfetto. Vediamo un po' se ho abbastanza astroschegge. Sì, sono 300 in 800, quindi chiamiamolo. Vediamo un po' cosa succede. Dovrebbe sbloccarci, a quello che mi avete detto, una nuova... galassia, cioè almeno un percorso alternativo, diciamo così. Oh, hai trovato uno sfavillato ghiotto. Mi auguro che tu abbia tante astroschegge. Quelli mangiano. Eh sì, c'era scritto 300, io ne ho 800. Ok, no, come ne ho buttate via, vero ragazzi? Ditemi che le ho buttate via, dai, che sono un genio così, che io butto via astroschegge a non finire. No, perché mi avete detto che dovevo dargli da mangiare, quindi ho fatto questo modo, ma non così. Tra-la-la-la. Ehi amico, hai delle astroschegge? Sì, te le ho anche tirate addosso. Voglio delle astroschegge, se ne mangio 300 mi trasformerò. Ok, perfetto, mira lo sfavillotto e premi B, sì, dovevo fare in quel modo, ma non come prima. Oh mio Dio, ma esplode, sta esplodendo. Ci sono sazio, ora stai a guardare. Trasformazione, perfetto, alla grande, vediamo un po' cosa succederà. Che spettacolo, ok, benissimo, vediamo un po'. E sì, ci ha sbloccato un percorso alternativo, quindi. Bene. Oh, no, quello no, io quei cosi me le ricordo, Super Mario 3D World, no. Oddio mio, no. Io queste cose non le voglio vedere, però, perché fanno male fisicamente. Allora, cosa diavolo è? Oh, dai, vediamo un po' cosa ci ha sbloccato. La galassia salta e scambia. Oddio mio, salta e scambia. Vabbè, ci facciamo questo perché so che vi piace molto voi vedermi fare a voi vedermi fare questi livelli, quindi... perché io so già che morirò. Tra l'altro ho visto che c'è anche una cometa, quindi una medaglia cometa, moneta cometa, pannelli da panico. Io già vedo le miliardi e triliardi di morti che succederanno in questo. Oddio mio, perché una cosa del genere? Tra l'altro al primo mondo, cioè una cosa allucinante al primo mondo. Questo gioco è immensamente più difficile di Super Mario 3D World, ad esempio, ma anche a New Super Mario Bros. U, che sono quelli che ricordo un po' di più, praticamente. Che vuole? Salta, poi fai una piruetta, falli girare. Ok, va bene, d'accordo. Solo con la piruetta? Ah, qui si smuovono con la piruetta, non con non col salto. Perfetto. Quindi ok. Sinceramente la apprezzo di più questa cosa rispetto che con il semplice salto, perché almeno si può saltare. Tu vai giù, caro Goomba. Ah, soddisfazione mia. No, io voi vi odio immensamente. Benissimo, ok. Dicevo, la apprezzo di più perché si può gestire meglio il salto a tutti gli effetti. Cioè praticamente si può anche saltare, magari fare una cosa del genere. Sì, ho lasciato una one up, ora torno indietro per prenderla, perché sono soddisfazioni in questo modo. Ok, benissimo. Poi così ci prendiamo questa. Poi ci muoviamo. No, Ale, calmati. Allora, c'è un problema però in questa cosa della piroetta, che se uno sbaglia e scuote un po' per sbaglio appunto il Wiimote, praticamente si ritrova nel vuoto più profondo, il vuoto cosmico. E non è una cosa proprio bellissima, però insomma dai, apprezzo comunque la novità. Quanto c'è mancato? Oddio, no! Ale, calmo, non andare a caso. Smetti di fare le cose a caso. Allora, lì c'è un catenaccio che sta ruzzolando per conto proprio. Per conto proprio, non so cosa ho fatto, ma l'ho fatto. Bellissima sta cosa, ok. Ma la cometa dov'è esattamente? Oh, allora, qui devo capire un attimo come funziona, perché è cattivissima sta cosa. Molto molto cattiva. Tanto mi volevo prendere questa one up, almeno qui sono al sicuro. Eccola là la medaglia cometa. Poi ci lanciamo adesso, che ho visto che...
quello è caduto giù di sotto. Benissimo. No, aspetta Ale. Bravissimo così. Poi aspettiamo che quello arrivi. Arrivi. Non mi aveva preso il salto con la piroetta. Stavo per morire, non c'è neanche il checkpoint. Me ne sono reso conto adesso che siamo senza checkpoint. Ale, era meglio se non te ne rendevi conto, perché di solito quando io mi rendo conto di queste cose va a finire male. Sì, so che si può fare il salto lungo, quello che si poteva fare anche in Super Mario 3D World. Non l'ho fatto adesso, forse effettivamente mi sarebbe servito farlo. Però vabbè, è andato comunque bene il salto. Tipo qui adesso mi converrebbe, ma visto che prima è andata bene, non rischiamo qui, non in questo livello se non altro. Poi magari vedremo un po' nei prossimi. Mi avete anche detto che piruettando mentre sono in salto io allungo il salto e quindi riesco comunque ad arrivare sia più in alto ma anche più in avanti. Mi può anche servire questa cosa, come avete scritto, per salvarmi, salvare la pelle, diciamo, di Mario diverse volte. Intanto questo livello l'abbiamo finito, è una cosa incredibile, non me lo sarei mai aspettato. Tra l'altro alla prima è una cosa da panico, veramente. La super stella l'abbiamo presa. La medaglia cometa, le medaglie comete. Devi imparare un po' la terminologia. L'abbiamo presa, 500 astroschegge, 148 monete, ok, benissimo. Adesso sono accessibili nuovi percorsi all'astronave di Mario. Vedremo la prossima volta cosa significa questo, a meno che lui non me lo dica adesso. Hai portato un astroniglio? Vuoi sapere cosa c'è di più carino di questi conigli in tutto l'universo? Niente, eh sì, bella questa. Bella, guarda, proprio fenomenale. Beh, forse mi sbaglierò, ma ho l'impressione che quella dolce creatura abbia qualcosa da dire. Ok, andiamo a vedere un po' cosa ha da dire e poi ci salutiamo qui. Anzi, facciamo così. Vedremo cosa ha da dire nel prossimo episodio, perché sono cattivo e quindi lo vedremo nel prossimo episodio. Un saluto quindi da Axis00. Io vi ringrazio ancora di tutti i consigli. Voi continuate a darmi perché mi fa piacere leggerli. Mi serve moltissimo leggere i vostri consigli, perché imparo così con voi e grazie a voi il gioco. Veramente grazie di cuore per tutti i commenti che mi avete lasciato nel primo e secondo episodio, siete stati fantastici. Vedrò di portare più spesso Super Mario Galaxy 2, quindi non vi preoccupate. È che ora un periodo di attività mia extra YouTube e quindi è un po' un problema portare tanti video. Però non vi preoccupate, cercherò di portare il più possibile questa serie insieme a Super Mario Maker ovviamente. Un saluto ancora da Axios00. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi sul mio e su Telegram, e sempre se vi va di aggiungermi agli amici di Steam, se avete un PC ovviamente. Trovate tutti i link del caso e tutti gli ID del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Un saluto da Axios00 e un saluto anche da Maio, che si è appisolato nel frattempo, e alla prossima, ciao!